Spari per strada nel Milanese. Un uomo di 30 anni serio, stiamo cercando i responsabili oggi. Venerdì 6 ottobre. Un uomo di 30 anni è stato ferito con uno sparo a Solaro, lo è a 100 grave molto serio. Stiamo cercando i responsabili. Ilaria Quattrone la sera di oggi. Venerdì 6 ottobre. C'è stata una per le strade di Solaro. Il comune dell'entroterra a Milano. Un uomo di 30 anni è rimasto ferito, la sua condizione è delicata. Nel momento in cui le dinamiche dell'episodio è sconosciuto i carabinieri della compagnia RO. Indagano sul caso. Ci sono ancora poche informazioni relative a ciò che è accaduto stasera a Solaro alle 2. Tramite 5 days. Sono stati ascoltati alcuni colpi. Asfalto con una ferita da fuoco. La persona ferita non è stata ancora identificata perché non aveva i documenti. L'Agenzia Regionale Emergenza di Lombardia ha inviato i medici e i paramedici 118 con un'ambulanza e un'auto media. Dopo aver fornito i primi trattamenti sul posto, il 30enne è stato trasferito in codice rosso. All'ospedale Niguarda ha una ferita a fianco e le sue condizioni sono molto gravi. Nel frattempo, i carabinieri hanno effettuato i rilievi e stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica. L'episodio sembrerebbe attribuibile al traffico di strada. In particolare, cercheremo di tracciare l'identità degli aggressori. La avrebbe avuto sono stati feriti da almeno due persone armate di bastone e macete. Quindi sono fuggiti.